noi dovevamo oggi vincere, siamo riusciti a farlo, dobbiamo, adesso non possiamo guardare la classifica, comunque ci vede molto lontani dalla vetta, però dobbiamo cercare di raggiungere quelle posizioni e poi se continuiamo così qualche punticino prima o poi lo recuperiamo. Oggi è stata una partita importantissima per noi perché oltre che era fuori casa avevamo tanti indisponibili, quindi poter venire con 3 punti a Vibo è stato fondamentale. Una settimana che ha visto un po' Beccaria protagonista in questo batti e ribatti con la Palmese, ne abbiamo riparlato un attimino con Carbone, possiamo sentire un po' il parere e l'opinione di Beccaria in merito a questa vicenda che l'ha visto un po' protagonista in questo comunicato stampa della Palmese? Ma io non amo tanto le polemiche, mi fecero una domanda se secondo me potevamo raggiungere la Palmese, io dissi che al momento era impensabile perché oltre che forte era pure fortunata con gli arbitri, tutto qua, non ho parlato sì, di malafede degli arbitraggi, di aiuti, di altre cose, quando una squadra è pure fortunata con le direzioni arbitrali, al momento è diciamo che il senso era quello, non puntare il dito sul fatto che è aiutata la Palmese, ma bensì che qualche decisione arbitrale l'abbia forse favorita, questo è quello che intendeva Beccaria, mi pare di capire. Sì, questo. Esattamente, nel momento giusto magari quando ci può essere che il bastorso qualcosa, magari qualche decisione arbitrale non nel senso aiutata, proprio la fortuna di in quel secondo l'arbitro decide per fortuna della Palmese a favore loro, quindi ecco questa qui era la cosa mia, non nel senso di una polemica con dicendo sì. che la Palmese è prima per merito degli arbitri, prima soprattutto per merito loro perché sono la squadra più forte, finora lo stanno dimostrando e noi cerchiamo di recuperare qualcosina, poi se il primo posto sarà già assegnato andremo a lottare per il secondo, per il terzo e così via. È chiaro, questo comunque non vi farà demordere dall'attività che vorrete fare presumo a dicembre, ecco, perché chiaramente la Palmese sta avendo un cammino che sembra praticamente che non trovi ostacoli, oggi ha battuto anche l'Acri che poi tra l'altro sta soffrendo, questo comunque per voi è un discorso che esula al discorso dell'intervento che ci sarà a dicembre, che sarà comunque importante. Sì, non so se sarà proprio importante, anche perché per verità non è, abbiamo speso tanto, non come loro, però comunque pure noi abbiamo investito tanto quest'anno per fare questa squadra, se ci rendiamo conto che sono talmente distanti, faremo qualcosina di mercato, però non penso andremo a stravolgere la squadra. Poi siccome non c'è la certezza della promozione attraverso i playoff, quindi non so se è il caso di andare a investire ulteriormente sul mercato, magari ci facciamo questi playoff e secondo me abbiamo una buona squadra, soprattutto se riusciamo a recuperare tutti gli elementi al 100% possiamo fare bene anche non vincendo il campionato tramite i playoff senza sì. dover spendere ulteriormente. Prossimo avversario sarà il Brancaleone, lì sarà un po' una gara in cui vorrete vendicare anche un po' l'uscita dalla Coppa Italia e dimostrare che alla fine la differenza c'era. In Coppa Italia tra l'andata purtroppo non siamo riusciti a vincere anche per colpa del maltempo, loro hanno trovato quel gol subito, poi si sono difesi, noi siamo riusciti solo a pareggiare, era il massimo che potevamo fare quel giorno. Ritorno so che abbiamo creato tanto, però ogni partita è a sé. Sarà una partita difficile perché loro già ci conoscono, sanno come difendersi, se mi aspetto che verranno a difendersi con 10-11 rotoline della palla, noi dobbiamo essere subito cattivi a fare gol, altrimenti poi la partita si fa difficile come abbiamo visto nelle gare di Coppa. Bene, noi vi facciamo un in bocca al lupo, vi auguriamo anche un buon lavoro perché c'è da lavorare, soprattutto per, mi pare di capire, anche per preparare quelle che sono le trasferte, dove la Vibonese purtroppo ha raccolto davvero poco fino ad oggi, registrando tra l'altro pure due sconfitte esterne in trasferta, mentre in casa siete praticamente andati sempre bene con solo un pari, ecco, casalingo. In trasferta si soffre troppo, insomma, quella che era la paura alla vigilia di questo campionato. Sì, abbiamo subito le due sconfitte, sono venute fuori casa entrambe per 1-0, però secondo me, il mio modesto parere,
quella con la Palmese non meritavamo di perdere, mentre a Castrovillari sì, perché abbiamo fatto tanta confusione, però a Palmi alla fine abbiamo subito solo un tiro, tra virgolette, nello specchio della porta, poteva uscire pure lo 0-0, anche in quella circostanza la Palmese è stata fortunata a fare gol in un'occasione, l'unica, diciamo, occasione limpida che hanno creato.